Nuova azione di protesta del Comitato Difesa Ospedale di Tinchi, i cui componenti si sono incatenati simbolicamente nell'atrio di Palazzo Giannantonio, la sede istituzionale del comune di Pisticci, per rimarcare la loro denuncia nei confronti dei vertici ASM e della politica regionale e locale. Il comitato ha ribadito come la sua attuale azione sia finalizzata innanzitutto a chiedere coerenza rispetto alle promesse fatte e non mantenute, in relazione agli interventi che avrebbero dovuto dare un futuro degno all'ospedale distrettuale di Pisticci. Successivamente i manifestanti si sono spostati nella sala giunta di Palazzo Giannantonio per una breve occupazione simbolica ed alcuni interventi che hanno rimarcato le responsabilità più discusse della regione Basilicata, dei vertici ASM e del comune di Pisticci. Da registrare la totale assenza di interlocutori istituzionali locali. Alla protesta hanno aderito anche gli attivisti pisticesi ed i neoeletti parlamentari del Movimento 5 Stelle, Mirella Liuzzi e Vito Petrocelli. Siamo venuti a Pisticci stamattina perché il Movimento 5 Stelle da sempre ritiene che è utile e doveroso partecipare alle manifestazioni organizzate dai comitati di cittadini che sostengono le giuste cause del territorio, presenti sul territorio regionale. Siamo contro i partiti politici, ma siamo vicini ai comitati e ai movimenti, come facciamo in Piemonte con il comitato No TAV, come abbiamo fatto in Sicilia con il comitato No Ponte, in Liguria con il comitato No Gronda e nella stessa nostra regione con il comitato No Triv. Nel comitato sia No Triv Ionio che nel comitato No Triv nazionale ci sono militanti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle da sempre. La battaglia per una sanità pubblica è uno dei punti centrali del Movimento 5 Stelle. Una sanità pubblica che funzioni veramente, scollegata dalle logiche politiche. Non vogliamo più nomine politiche, dei primari o delle posizioni apicali in sanità. Vogliamo che sia separata, per esempio, la carriera di chi lavora nel settore pubblico da quello privato. Quindi siamo contro l'intramenia, che non ha prodotto risultati apprezzabili fino ad oggi. Rimarremo a disposizione dei comitati locali, come abbiamo sempre fatto da quando è nato il movimento in Basilicata, perché la loro lotta è la nostra lotta, ci crediamo, non a chiacchiere. Cercheremo di essere presenti per quanto ci sarà possibile, ma nel senso più ampio della partecipazione popolare che caratterizza il movimento, quando non ci sarà il portavoce eletto in Parlamento, ci saranno comunque gli attivisti che sul territorio si spenderanno sempre e comunque, nell'ottica dell'uno vale uno, che è quella che caratterizza il movimento. Ringraziamo della presenza dei neoparlamentari eletti nel Movimento 5 Stelle. I ragazzi del Movimento 5 Stelle sono stati sempre, hanno partecipato sempre alle nostre iniziative come Comitato Difesa Ospedale. Siamo qua stamattina per continuare la battaglia contro la menzogna dilagante, che è la menzogna della Regione Basilicata, dell'assessore Martorano, la menzogna del direttore generale. La menzogna istituzionale qui anche a Pisticci del sindaco che ancora probabilmente non ha capito quello che sta succedendo, non ha capito neanche il senso della nostra battaglia. Noi siamo qua stamattina per dire che non è il problema il bando pubblicato dall'ASM per la manifestazione di interesse da parte dei privati a gestire la riabilitazione, come dire, un'attività lucrosa, lucrosissima, si parla di decine e decine di milioni di euro. Il problema è che c'è una bugia colossale messa in piedi. L'assessore Martorano dice che a Tinchi quello che c'era da fare è stato fatto e non è assolutamente vero e nessuno ha il coraggio di dire e di smentire questa cosa. Dice che i tecnici dell'ASM hanno verificato che il terzo piano a Pisticci all'ospedale di Tinchi è stato realizzato in epoche successive alla realizzazione dell'ospedale. E non è assolutamente vero.
L'ASM sostiene che i documenti, non c'è traccia dei documenti presso gli uffici comunali. Noi abbiamo trovato tutti i documenti. Dice che il progetto risale al 1959 e noi abbiamo dimostrato che è dal 68 quello definitivo ed esecutivo. Una serie di menzogne incredibili, incredibili, e costituiscono la premessa di atti deliberativi dell'ASM e di determine, e quindi sono costituiscono un reato penale. Noi denunciamo un reato penale, falso in atto pubblico, per arrivare alla chiusura dell'ospedale di Tinchi. Non hanno realizzato nulla, neanche gli impegni recenti assunti. Cioè, loro hanno detto che realizzavano l'ambulatorio chirurgico per il trattamento del piede diabetico, per la vulnologia. Neanche queste cose stanno facendo, non c'è la delibera. Allora stamattina noi denunciamo anche, dopo le dichiarazioni del sindaco nella sala consiliare, denunciamo un conflitto di interessi senza precedenti. Noi abbiamo qua a PCC un sindaco e un vice sindaco che sono sotto le dipendenze del direttore generale dell'ASM, sono medici tutte e due, e sindaco e vice sindaco evidentemente sono appiattiti sulle posizioni dell'ASM e della regione contro i cittadini che amministrano e contro il comitato che sta portando avanti questa protesta. Vogliamo far capire ai cittadini che a Tinchi la battaglia continuerà, e continuerà anche domani sera, perché domani sera il sindaco ha convocato un consiglio comunale. Aveva praticamente risposto alla nostra protesta cedendo, concedendoci un incontro dopo che l'avevamo chiesto da mesi, no? E il TG3 annuncia un vertice regionale a Potenza con il direttore generale e il sindaco di Pisticci proprio domani mattina. È una cosa veramente che è ridicola, è ridicola. Noi domani sera, giovedì 7 marzo, occuperemo nuovamente la sala consiliare, quindi denunciamo questa campagna di menzogne. Cioè, non ne possiamo più delle bugie, i cittadini devono sapere la verità.